Noi ci siamo mossi per tempo perché l'Universiadi, quando il Brasile rifiutò, la Regione Campania l'ha avuto nel 2015-2016, poi gli altri non si sono mossi, noi ci siamo mossi subito, abbiamo dato la disponibilità in maniera leale e convinta da Campani e da Università rispetto a un gioco, che rispetto a una manifestazione che avrebbe riguardato la vicina Università. È chiaro che oggi noi siamo pronti rispetto alle ispezioni della FISU perché abbiamo creato tutte le condizioni. Noi fondamentalmente ristruttureremo la palestra che è qui a Baronissi, ristruttureremo il palazzetto che è qui a Baronissi e creeremo un nuovo palazzetto che servirà per le gare, diciamo, di preparazione. Un investimento importante ha fatto il nostro Ateneo, 3 milioni e 100 di euro a fronte di un cofinanziamento di 2 milioni e mezzo. E l'abbiamo fatto facendo già partire tutte le gare con una progettazione, mi piace ricordarlo, fatta esclusivamente dall'ufficio tecnico con l'apporto del collega professor Luciano Feo, senza ricorrere a nessuna forma di consulenza esterna, perché sono soldi della nostra università, sono soldi delle famiglie, degli studenti, che vanno tutelati. E siamo convinti che avremo una manifestazione importante, quella della scherma, sicuramente delle discipline di punta e anche in linea rispetto ai valori del sistema universitario, e peraltro avremo poi dopo un lascito importante perché creeremo una vera e propria città dello sport con questi tre nuovi impianti, peraltro fruibili 7 giorni alla settimana senza interferire rispetto alle attività didattiche, e peraltro anche con una ulteriore integrazione che sarà un terminal bus che rafforzerà anche la possibilità e la capienza e la recettività del nostro campus. Un progetto importante, peraltro noi siamo qui oggi a Baronissi per dimostrare pure che il cantiere già c'è, e il 15 sarà il prefetto Latella insieme a me a tagliare il nastro. Noi abbiamo già cantierato tutto, ma le attività vanno avanti perché noi, facendo un investimento ulteriore di 600.000 euro, siamo riusciti a spostare le attività, in parte ricollocarle qui su Baronissi a Step e in parte riportarle su Fisciano, perché abbiamo un obbligo, quello di non interrompere le attività del CUS, e anche perché è un patrimonio per gli studenti, per i docenti, per il territorio che usufruisce di questo servizio, per il rettore stesso, che non poteva essere interrotto, e quindi richiedeva un ulteriore sacrificio economico nel nome dello sport e nel nome dei valori dello sport.